focus della giornata con Pietro Pacello, FTSE MIB e euro, resistenze e supporti strategici. Partiamo proprio dal FTSE MIB a questo punto. Sì, direi proprio di sì, diamo un'occhiata al nostro indice, vado anche a condividere lo schermo così possiamo Perfetto. ragionare sulla stessa base di riferimento. Eccolo qua, questa è la situazione al momento tecnica del nostro indice, mi sembra abbastanza ben strutturata. Sto esaminando un grafico di lunghissimo termine, proprio per darvi un giudizio evidentemente abbastanza convincente, non tanto nel breve, ma con una profondità di osservazione di lungo. E quando dicevo poc'anzi che il mercato mi sembra arrivato su livelli tecnici oramai un po' da ultima chiamata, mi riferivo proprio alla situazione attuale. Se voi guardate Milano, che è il primo dei due grafici che andiamo ad analizzare, uniamo i minimi del 2020 con i minimi del 2022, beh, abbiamo oramai un supporto vicinissimo, violato il quale si riaprirebbe lo scenario di quella che era la vecchia tendenza di Milano. Milano si sta muovendo dal 2010 in poi in maniera direi perfetta e precisissima all'interno di un canale laterale leggermente inclinato verso l'alto. Appare evidente che siamo nella zona intermedia di questo canale. Appare abbastanza logico pensare che se questo canale venisse abbandonato andremmo a cercare la fascia inferiore dei prezzi. Se viceversa, il che è tutto sommato con lo scenario circostante non è molto logico da ipotizzare, Milano dovesse reggere su quest'area supportiva, adesso andremo a parlare dei livelli numericamente parlando, potrebbe riproiettarsi verso zona 26.000 col tempo, con tanta buona volontà, anche se lo ritengo lo scenario meno probabile. Di fatto non sono in grado oggi di definire già quale sarà la futura evoluzione di Milano e sfido chiunque a farlo, ma considerato il contesto esterno, stiamo arrivando su un test, il primo che la maggior parte delle persone può monitorare, di zona 21.000, è un test che arriva in coincidenza con test similari di altri grandi indici internazionali borsistici, quindi io dico attenzione, grande warning, 21.000 è un supporto. Quindi fino a Sì. prova contraria è un'area dove attendersi una reazione rialzista, ma è altresì vero che se 21.000 viene mollato, il minimo dell'anno lo riprendiamo velocemente, dopodiché faremo i conti con una discesa teoricamente molto più profonda. Quindi grande attenzione ad area 21.000, neanche a farla apposta, è anche una cifra tonda e psicologica, perché se è mollata in chiusura settimanale andrebbe a decretare l'esaurimento oramai direi conclamato di questa grande spinta rialzista che abbiamo osservato dal 2020 in poi. Non dimentichiamo che veniamo da cosiddette vacche grasse, cioè siamo saliti da area Ah sì. 14.100 fino ad area 28.000, insomma non è che ci possiamo proprio lamentare. Ecco, stiamo attenti perché questo livello grafico di supporto è sicuramente monitorato da molte persone e da molti Assolutamente, operatori. assolutamente. Per quanto riguarda l'euro, invece. Per quanto riguarda l'euro, la situazione tutto sommato è molto simile come modello di osservazione. Non so se ci avete fatto caso, ma questo è il grafico dell'euro contro il dollaro dal 2000, dal 2006, dal 2008 in poi. Mi sembra abbastanza evidente che l'euro sta percorrendo un canale laterale ribassista, quindi con inclinazione ribassista. Molto preciso nel rimbalzare con discreta decisione tutte le volte che ha trovato e ha incontrato la fascia inferiore del canale. Il problema è che questa fascia inferiore del canale è lontana anni luce, perché attualmente, e questo è veramente preoccupante, sarebbe in zona 0,80. Ora, prescindendo da questo scenario di lungo, evidentemente la BCE deve darsi una mossa, perché un euro-dollaro a 0,80, che vorrebbe dire peraltro rivedere i minimi sostanzialmente storici contro la valuta nordamericana, li abbiamo rivisitati nel settembre del 2000, giusto per dare un'idea, a questo punto la BCE si deve muovere, deve tentare evidentemente di ridare un minimo di sostegno all'euro, non fosse altro per il fatto che ci paghiamo il petrolio con l'euro e il Certo. cambio è molto sfavorevole. E quindi scalando di time frame e parlando di numeri, premesso che l'area supportiva in basso mi sembra straordinariamente lontana, quindi fa paura e forse anche è inutile parlarne adesso, direi di monitorare, consiglio a tutti di monitorare con attenzione evidentemente i tentativi che l'euro prima o poi dovrà fare di superare una qualsivoglia resistenza. La prossima resistenza di euro-dollaro è in zona 1,015, quindi se ci sarà un rimbalzo dovrebbe riportare l'euro a ridosso di questa resistenza,
un primo segnale di moderata positività o comunque di interventismo da parte della BCE sarebbe il superare questa resistenza. A quel punto potremmo iniziare a ipotizzare che la discesa verso 0,80 sia rimandata, potrebbe partire un ciclo rialzista abbastanza robusto, però ripeto, la manina della BCE non c'è, non si è vista, sicuramente si vedrà e dovrà essere abbastanza robusta da riportare velocemente l'euro sopra 1,015, altrimenti molto lentamente ma molto lungo nel tempo, ma a 0,80 ci andiamo. Okay.